una parte di lievito, una parte e mezza di farina per il rinfresco notturno, una parte lievito, una parte e mezza di farina, rinfrescato al 45% di acqua, lui sviluppa e la mattina ritroviamo il lievito così, con una crosta. Per farvi vedere, ho fatto anche il lievito libero, praticamente l'ho rinfrescato ieri 1 a 2, quindi 1 di lievito, 2 di farina al 45% di acqua, l'ho messo all'interno di un contenitore e lui ha sviluppato. Vedete? Che non rimangono grandi pezzi attaccati. Così. Ecco, la crosta deve essere un millimetro di spessore. Se si attacca troppo al palato vuol dire che è troppo acido lattico. Uno di lievito, uno di farina e facciamo il 35%, quindi sul peso della farina. Per fare questo calcolo si fa 500 grammi di farina per 35, che è la percentuale di acqua che vogliamo inserire, diviso 100 e uscirà esattamente il numero dell'acqua che vogliamo inserire. Cosa importante, l'acqua non possiamo metterla fredda, perché se noi mettiamo l'acqua fredda il lievito non sviluppa. Deve essere, vedete, è bello tosto, si dà due giri. Allora, se non avete un mattarello, se abbiamo una sfogliatrice, gli diamo anche due pieghe da tre a vuoto, come si fa per il bombolone, e lo rafforziamo, lo ossigeniamo, ok? In modo da aiutare anche i lieviti a essere più attivi. E una volta formata una palla, ok, quindi lavoriamo 10-12 minuti fino a formare una buona maglia glutinica in corda, cioè vuol dire che la pasta prende tutto il gancio se usiamo il gancio. Passate neanche 5 ore, 4 ore e 3 quarti, però l'ho messo a 28 gradi in stufa al 75% umidità, quindi ha spinto, diciamo. E lo giriamo. Ok, come voi lo infilzate, collassa il panettone. Quindi molto importante, guardate, meraviglioso, bellissimo, soddisfatto a pieno.